Infiammatevi, bruciate nel fuoco della controversia, non lasciate nessun attimo all'inerzia. Riposatevi stesi nel cielo o sul palmo di una mano, non date retta alla noia. Apritelo il pugno della vita, uscite al buio, sono le 9:30 di sera e siamo vivi. Buttatevi dentro il cuore della vita, è appena fuori della nostra casa. Siamo gli imperatori della nostra passeggiata. Ad Enna porto la mia esperienza di viaggiatore, soprattutto dell'Italia interna, e sono contento di essere ad Enna, che è una sorta di isola nell'isola, appunto, è il cuore, proprio la parte più interna della Sicilia. Io amo molto le aree interne, amo molto i luoghi, diciamo, non famosi, no? I luoghi poco visitati. Tra l'altro Enna è bellissima, ha un'atmosfera particolare, anche il freddo non mi dispiace, quindi io credo che gli italiani debbano scoprire Enna, cioè un posto, ma credo che anche la comunità ha ancora dei meccanismi. Ieri sera c'era una chiesa affollatissima, è molto raro vedere in una cittadina un evento così partecipato, quindi sono contento di stare qui, di leggere le mie poesie, di raccontare le mie visioni sui paesi, nella convinzione che c'è bisogno della Sicilia, c'è bisogno di Enna, c'è bisogno delle montagne, c'è bisogno anche del freddo, perché appunto il pianeta si sta riscaldando, quindi c'è bisogno del freddo di Enna. Ho bisogno delle brave, di gente che pensa, di gente che sa fare un pane, che ama l'arbole e che non scio vinto, che sa che l'anno che si cresce ci volesse l'anno di stare attente a che cade o solo che nasce e che muore, e caruse che crescono attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scorticato. Ogni essere rivoluzionario significa levare più che mentre. Ire chiano, che ossaca ire forte, significa dare valore o silenzio, a stare smuti, a luce, a fragilità e cose dolci. Questo è un bellissimo modo di fare un festival, perché non è una semplice passerella di autori, ma parte proprio dal cuore vivo della città, cioè dagli studenti. Ecco, investire sugli studenti mi sembra fondamentale. Molti festival vengono fatti per un circuito di addetti ai lavori, quindi sono anche poco partecipati. Mi pare che questo festival sia veramente popolare, sia veramente, appunto, coinvolga in pieno la città. Quindi io vedo tanti festival in giro per l'Italia, questo mi sembra proprio ben congegnato. Leggere aiuta in un certo senso a rimanere bambini, frequentare i poeti, scrivere, significa in qualche modo coltivare, tenere viva appunto la parte infantile di noi, la parte onirica, la parte così, anche la parte più delicata. Noi dobbiamo crescere senza indurirci. Ecco, la poesia credo faccia questo lavoro. Certe volte capita che le cose vadano come non dovrebbero andare. Andate tutti e lasciatemi solo, affinché io possa dirigermi dalla parte di chi mi ama come uomo e inoltre riconosce nella collettività una forza, un urlo, una voce amplificata che superi l'onda sonora e si ricomponga dei suoi piccolissimi pezzi. Questo era Gianluca di Modica. Grazie.
abbiate fiducia in Enna e nelle tre interne. Grazie.